una panca eseguita in modo corretto, come quella che abbiamo eseguito oggi, attiva in modo decisamente migliore il pettorale. Assolutamente sì. Quindi possiamo asserire con una certa sicumera che è una grandissima stronzata quella che più arco fa e meno lavora il petto. Hai detto tutto te. Cioè, un culturista come Danny ha detto che l'arco sulla panca si fa? Ma come? E la panca BB Style? L'arco fa male? E il pettorale che non lavora? Un bodybuilder ha detto che l'arco sulla panca è finita. È finita finalmente. Vabbè, ma Danny è un powerlifter. Ah no? Salve a tutti, oggi faremo il video recensione su Danny Lazzarin, quindi mostrerò squat, panca e stacco e vedremo queste esecuzioni, il suo pensiero riguardo la tecnica dei fondamentali e poi vedremo qualche video massimale che ha fatto recentemente. Ci tengo a precisare che non è un video dissing, ma un video in cui analizzerò le sue prestazioni dal punto di vista tecnico e dei carichi. Io non l'ho mai conosciuto, però diciamo che ho sempre simpatizzato per lui, perché più o meno rispetto ad altri fitness youtuber non fa troppo il marchettaro, non vende fumo e esprime concetti solidi e semplici per tutti. Parto con un peso, diciamo, leggero. Bilanciere vuoto, sì, pochissimi di voi lo fanno, ma io comincio con il bilanciere vuoto. Parto 8, 9, 10 colpi, porto sangue nell'articolazione, nel gruppo muscolare, quindi è già più caldo, già più pronto. Per esempio faccio molto meno riscaldamento di lui. Lui si scalda col bilanciere, fa una marea di ripetizioni. Se dovessi fare un range di 4x10, considerando che già di per sé userei carichi, diciamo, di riscaldamento, non farei troppi passaggi per evitare di stancarmi troppo. Mio range è 70, 120, 140, 160. Lui ovviamente, essendo uno un po' più delicato, da quello che ho capito ha avuto anche degli infortuni, ci tiene a fare un riscaldamento più normale come fanno tutti. Infatti non invito a seguire il mio approccio, ma più a fare come dice lui. Sono arrivato a 30 kg per lato perché devo scaldarmi con moltissima attenzione, perché anche se crediamo di essere caldi, ma la temperatura esterna non lo è, infatti fa freddo, questo può creare veramente dei guai durante l'esercizio. Anche a livello tendineo credo di essere caldo, ma non lo sono. Bravo Danny, che consigli di fare un buon riscaldamento per iniziare. C'è soggetti che hanno bisogno di fare più riscaldamento, altri che hanno bisogno di farne meno, e quindi il suo consiglio di linea massima è molto buono. Ok, vedo che lui guarda per terra invece di guardare avanti. È semplicemente uno squat che ha poco controllo in buca, magari va un po' anche tallonato all'inizio. C'è questo concetto del bodybuilding che uno debba fare lo squat sul tallone. Da quello che so, un culturista non vuole eccedere con i glutei, quindi dovrebbe colpire più i quad, e il consiglio che do sempre io di partire sulla punta e poi allungare il femorale in buca è valido per tutti, quindi anche per il bodybuilding. La cosa buona è che almeno non ha lo specchio davanti. Ok, vediamo questo carico. Con i bumper sembra che sta sollevando le tonnellate, ma in realtà credo che sia 150 kg. Una delle prime cose sulla quale bisogna stare attenti quando si fa lo squat, indipendentemente dal carico, non è che se lo faccio con un disco da 5 per lato me lo posso permettere, no. Perdere la curva lombare, quindi la retroversione del bacino. Quando scendo, tanti fanno questo. Si è vista? Sì. Ecco, questa è una delle cose da evitare. Cosa bisogna fare? Bisogna governare, controllare la zona e scendere mantenendo la curva uguale dall'inizio alla fine. Esatto. C'è anche un fattore di profondità qui. Se accosciate magari troppo e non avete una buona mobilità, vi porta a fare questo, ad avere questa retroversione, esatto, del bacino. Quindi voi dovete fermarvi fino a dove riuscite a mantenere la curva lombare. Poi nel tempo, a forza di farlo, allenandovi anche un po' con la mobilità, per la mobilità, riuscirete ad avere profondità maggiori, ma tanto per l'ipertrofia, una volta che voi arrivate al parallelo, è più che sufficiente. Questo è un ottimo consiglio. Molti soggetti tendono ad andare in caduta libera, come direbbe Master Wallace, toccare culo a terra. Questo è to the grass, vedi? E non va bene, perché tendete a perdere la schiena e potreste anche farvi male. Il consiglio di scendere appena prima di smollare la schiena? Direi di no, perché se uno è poco mobile finisce per fare uno squat sopra il parallelo, e uno squat sopra il parallelo, se fatto male, va a sovraccaricare troppo le ginocchia. Quindi il mio consiglio è sempre quello di rompere il parallelo, ma senza scendere troppo se non ve lo potete permettere, e quindi di fare mobilità come ha detto Danny, come vi mostrerà adesso. E sì, per l'ipertrofia non è
è che serva a scendere chissà quanto, ma neanche stare troppo sopra il parallelo. Il punto, il fulcro del terreno potrebbe essere la pianta del piede, cosa dici Cerri? Sì. Perfetto, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il bilanciere dovrà scendere perpendicolare sulla pianta del piede. Esatto, in mezzo al piede diciamo che è una buona traiettoria da tenere. Esatto, perché se mi spingo in avanti vado a lavorare in maniera scorretta, se mi spingo indietro idem, nella migliore delle ipotesi lavori in maniera scorretta, nella peggiore mi ammazzo. Diciamo che il consiglio di stare sul centro del piede è buono, il problema è che da parte mia vedo che la gente non ha un'idea precisa di dove sia il centro. Sto al centro, magari sta sul tallone. Un altro invece potrebbe dire che sta troppo sulla punta. Per questo io consiglio di stare sulla punta, male che va, stai sul centro, ben che va, stai sulla punta. Ma basta che quando scendi cerchi di riequilibrare il sedere proiettandolo indietro e ti troverai ad avere un centro punta che è l'ideale secondo me. Dani prende aria, la butta nella pancia e su. Il problema è che ha sempre quel rimbalzino in buca. Punti dei piedi leggermente rivolte verso l'esterno, le ginocchia seguono la punta dei piedi, la pancia si infila in mezzo. Ottimo. Alle gambe. Ottimo consiglio, brava Cerri. Sì, bello squat, l'unica cosa che direi a Danny è quella di non crollare l'ultimo pezzo quando arrivi in buca. Cioè, molti culturisti hanno il vizio di scendere molto frenati il primo pezzo e poi crollare nella parte più proficua, un po' come la panca a rimbalzo quando loro frenano tanto la prima parte e poi mollano alla fine. Quella è la parte più proficua e ipertrofica. Vabbè, ma cosa ne vuoi sapere tu se è un PL, non parlare di ipertrofia. Vediamo se ci sono altri consigli utili che dà e se sono da correggere. Intanto Danny non va bene lo specchio. Possibilmente se c'è uno specchio è meglio. Se c'è uno specchio è meglio. Nella tua palestra non ce l'avevi. In questa home gym ovviamente sarà per specchiarsi i bicipiti, ma è sconsigliabile avere uno specchio nello squat perché è un'alzata molto propriocettiva e non è didattico, è un riferimento che ci fa lavorare male. Ed eccola qua, che pompa come un diavolo. L'errore che fa la Cerri è anche lì molto comune. Lei tende a partire sul tallone, quindi butta troppo il bacino indietro e si troverà poi in buca slittare avanti con le gambe, perché il sedere, non potendo andare troppo indietro, essendo già estremizzato all'inizio, non potrà fare altro che traslare in avanti, quindi vi appoggerete sulle gambe e scaricherete così il femorale nella parte più proficua in cui vi deve sostenere. Se fatto bene dovreste sentire come qualcuno che vi sorregge le chiappe e comunque dovreste sentire una tale tensione per cui più di tanto non potete scendere, perché il femorale è stretchato al massimo. Cosa molto importante, mantenere sempre la curva lombare. Quindi lei non va a perdere la schiena, la parte bassa, diciamo, questa curva qua. Sì, ovviamente non dà il consiglio di Master Wallace di mettersi in iperestensione. Partite che siete già in iperlordosi, no? Quindi state dritti col busto, con la lombare indietro. Qui già c'è la differenza tra il venditore e l'allenatore. Danny sicuramente sa il fatto suo. In linea di massima la schiena, come dice lui, va tenuta neutra e non va estremizzata. Non ha detto niente però riguardo al fatto che è la manovra di Valsalva che ci tiene in protezione la schiena. Adesso vedremo Danny che segue la panca piana. Tutto il discorso biomeccanico, non guardare il carico, che quello non serve a niente. Ottimo, ottimo. Per una volta uno che non parla di carico. Qualità ma non quantità. Le scapole addotte, quindi le scapole si avvicinano. Addotte e depresse. Non tenerlo troppo verso la faccia. No, però qua non c'è il fermo. Ok, rimbalzo sul petto. Mo sono rimasto un po' male, devo dire, Danny. Mi aspettavo da te una panca un po' più pulita. Più o meno è come lo squat, cioè tu scendi piano e poi crolli l'ultima parte. Proprio la parte in cui il petto lavora di più. Qualcuno dirà, vabbè, ma parli tu, lui c'ha il petto gigante, quindi ha ragione. Ok, ragazzi, ma questo non vuol dire che Danny faccia statistica, siamo sempre lì. Il suo errore grande, quello che fanno molti culturisti, è quello di frenare tantissimo il primo pezzo e poi l'ultima parte di room la bruciano mollando sul petto. A quel punto non riusciranno a generare una tale tensione da caricare bene il dorsale. E questo è un peccato, perché è proprio la parte, come vi ho detto, più importante. Non dico di fare fermo, ma neanche di mollarlo sopra. Carico un po' maggiore, ma anche lì, vedi, tende a mollarla sul petto e a rimbalzare. E questa è una cosa che non serve né a un PL, ma soprattutto neanche a un BB. Cerchiamo di portare a casa altre 4 botte con 140. E rimbalza di nuovo. Conterò solo quelle pulite. Per adesso neanche una. Zero. 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 Grand total of zero. E zero anche questa. Forse la seconda è quella meno rimbalzata. Diciamo mezza ripetizione la terrei buona. Ho chiuso 5 botte con 140. Neanche una. Sono abbastanza contento. Beh, non dovresti essere contento. Più vi renderete conto che migliora l'esecuzione, vi sentirete anche più forti. È una cosa strana. Non è una cosa strana, in quanto l'adattamento a livello nervoso avviene dopo tot serie a carico fisso. Per questo si lavora con carico fisso, tante serie, non troppe ripetizioni, in modo che si può metabolizzare il gesto tecnico e il nostro cervello dopo tot serie lo fa sembrare anche più facile, perché diventiamo più efficienti.
sufficienti sotto carico, e questa è una cosa che Danny magari ha scoperto a caso, ma è abbastanza nota nell'ambiente. Ma perché Danny è sempre così rosso nei video? Boh, sarà la pizza piccante. Diciamo che se ci fossi stato io e gli avessi messo un fermo al petto, più che una reps in più avrebbe fatto una reps in meno. Adesso vedremo Danny che fa il coach alla Cherry e quindi ci spiega come si fa la panca piana. Di sicuro molti di voi diranno: ma questo che panca è? Allora non rompete le scatole. Questo adesso che sta facendo lei è una panca. Come ti capisco? PL, quindi farà l'arco nella schiena, farà tutte quelle cose che voi dite che fanno male in realtà. Oddio, un appunto, panca da PL eviterei di dirlo, perché vorrebbe dire che poi la panca da BB si fa in altro modo. Che non esiste la panca BB Style, esiste una sola panca corretta? Lo puoi firmare, dirlo? Lo firmiamo e lo controfirmiamo, è la più grande stupidaggine che sia mai esistita. Bravo, bravo! 92 minuti di applausi! Parlate perché non sapete niente. Come ha detto lui, fa la panca da PL, vabbè, lasciamo perdere. Anche perché poi ha detto che questo setup serve per salvaguardare le spalle, quindi non ha senso dire panca da PL. Semmai panca in sicurezza, panca per spingere meglio, panca per avere maggiore attivazione del pettorale. La Cherry, da quel che vedo, ha un'impostazione molto verticale, forse piegherei un po' di più i polsi, porterei il bilanciere un po' più in basso con i gomiti un po' più chiusi. Parliamo di dettagli. Anche lei tende a scendere un po' troppo veloce al petto, però non rimbalza, a differenza di Danny, lo controlla molto bene. Un po' si adagia sul petto, non fa un fermo qualitativo. Cosa notiamo subito? Mm-hmm. Che non riesco a farvi vedere un cazzo, ecco, che la linea, ok, delle braccia, sì, che corre di qua. Dovresti metterti un attimo di lato per vedere meglio questa cosa, perché dobbiamo avere il bilanciere che è perpendicolare a noi, quindi mettiti al lato del disco, Danny. Non è questo che si vede sempre, quindi dritto, ma è questo. Anche se lei prima non stava facendo così, però giusto adesso ha cambiato. In sostanza, per evitare un conflitto acromiale, Danny dice ovviamente di non stare con il gomito troppo aperto, altrimenti andiamo a pinzare la spalla. Comunque lui sta dicendo che alla fine il setup deve essere tutto a carico del dorsale e l'arco va fatto per salvaguardare le articolazioni, non va fatto per togliere ROM. Che poi ci sia questa perdita di ROM è una conseguenza di questo. Addotte e non belle ingobbato. Un termine che usano spesso è addotte, ma non dicono mai di deprimere. In realtà l'adduzione non è così importante, serve più che altro per tenere le scapole dentro la panca, ma è la depressione che fa la differenza, perché uno può stare anche addotto e trovarsi con le spalle tutte fuori, così fate la panca che io definisco Maurizio Costanzo. È curioso sentire da un big del fitness dire queste cose. Si vede che è una persona che è umile, che ascolta, che impara dai migliori. Piedi sempre a terra quando fate la panca. Molti costruttori di panca dovrebbero prima cosa imparare ad allenarsi, perché vedete sempre quegli appoggi per i piedi che servono secondo loro a rettilineizzare la schiena. Io ricordo quando facevo palestra che c'era questo tipo di panca e io, non avendo nessuna nozione, dicevo: ma i piedi devo metterli appoggiati qui sopra o devo metterli a terra? Ho provato in entrambi i modi. Quando ho provato ad appoggiarli a terra mi sentivo più forte e ho detto: wow, si vede che tocca metterli a terra. Ma uno ragionando ci arriva. E se avete quelle panche degli anni 80 che hanno esatto piedi per terra. Esatto, è molto importante mantenere la pianta del piede sempre a terra, il tallone soprattutto, la schiena, e avere un set compatto. Vedete, pianta del piede appoggiata. Sì. Infatti, per quello che vedete tanti panchisti usare il tacco, come in questo caso, vedete l'angolo non è completamente dritto, ma vedete come. In questo caso non è dritto perché avendo i manubri possiamo extra ruotare il gomito, non dobbiamo seguire la traiettoria del bilanciere. Però io mi chiedo: ma se l'arco su panca si fa per ridurre il ROM, perché giustamente il bilanciere oltre non può scendere, ma con i manubri questa cosa viene meno, perché possiamo scendere molto più in basso. E allora perché fare l'arco anche con i manubri se non si può ridurre il ROM? Forse perché l'arco non si fa per ridurre il ROM, forse perché si fa per mettere in protezione la spalla, forse perché si fa perché vogliamo far crescere più il pettorale perché è più stretchato. Che il lavoro venga concentrato maggiormente sul petto senza andare ad usare, ok, la spalla. È molto bravo, importante. Bravo, quindi piedi, bravo. Quindi piedi che... Per favore, dillo a tutti quanti quelli che scrivono sempre sotto al video dell'arco: ma fai appo arco. Ultimamente un tizio chiamato Joker mi ha detto che la panca che facevo io non allena il petto. Parte il presupposto che non facciamo la panca per allenare il petto, ma il multiarticolare. E che se voglio allenare il pettorale, con questo concetto dell'isolamento, faccio magari le croci, faccio la pectoral o altri esercizi isolanti. Sempre ammesso che esista l'isolamento, perché il corpo non lavora per compartimenti stagni. Però è bene, Joker, che ti vedi questo video, perché io magari non ho il fisico a bodybuilder, quindi non posso parlare, però Danny, insomma, non avrà fatto culturismo agonistico, ma credo che possa parlare almeno a nome di qualche culturista, no? Santa pazienza. Allora, adesso vedremo Danny Lazzarin eseguire uno stacco sumo, a detta sua, da molto che non lo fa per qualche infortunio. 10.000 like e svuoto il conto corrente di Danny. A me ne basterebbero anche 5.000. Siamo tornati, uomo! Siamo nella tua casa, uomo! Un po'
po' strattonato in partenza da quella frustata tipica che danno molti. Cioè lui cerca un po' l'attivazione della schiena, del trapezio, per dare l'impulso per partire, quindi non spinge molto con le gambe. Avendo i bumpers, il bilanciere viene caricato alle estremità, quindi ci potrebbe essere un minimo di flessione, però essendo un lancio power gear dovrebbe reggere abbastanza bene. Più che altro il suo amico coach, usando le fascette, può strappare ancora di più il bilanciere senza rischio che gli si apra la mano. Le fascette inoltre è come se vi facessero fare un stacco dei blocchi, perché voi avete il braccio molto più lungo. Vediamo Danny che si emoziona per questo carico che non prova da tempo. Cerca di non partire di scatto, parti piano, carica gradualmente, verticalizza. Danny fa più o meno il mio stesso rom, arriva praticamente a metà gamba. Però continua a dare quella frustata in partenza che un po' bypassa l'attivazione delle gambe. Ah, una tripla a 2,40 devo dire che comunque tanto. Avrà un massimale più o meno intorno ai 2,70. Adesso c'è il suo amico che lo fa con le fascette. E infatti strappa, trappa in partenza. Usa anche una stanza eccessivamente larga. L'ideale sarebbe avere la tibia perpendicolare al terreno. Quando sono troppo inclinate rispetto al pavimento vuol dire che sta cercando di ridurre il rom. Allargare troppo le gambe nello stacco non vuol dire una maggiore attivazione. Si spinge anche male. Sì, ne avrei anche fatte tre, ma tu avevi le fascette, lui no. E non è neanche serrato bene le gambe. A me non è piaciuta. Vabbè, qualcuno di voi poi dirà, vabbè, Danny ha la pizza all'uva, lui no. 4. Ultima 5. Perlomeno Danny non fa quello che vedo spesso nelle palestre, lo stacco rimbalzato. Cioè, per fare tante ripetizioni si tende a buttare giù il peso e farlo rimbalzare con la scusa che fanno BB. Ragazzi, non esiste l'esecuzione da BB. I BB che vedete fare queste cose sono semplicemente persone ignoranti che non sanno come si fa un movimento. Che poi siano grosse, estetiche, va benissimo, ma non vuol dire che una persona che sia grossa e forte o campione del mondo sia per forza una persona preparata. Quanti campioni vedete allenarsi a cazzo di cane eppure avere risultati? Ok, adesso vedremo quello che per adesso è il mio video preferito tra tutti, perché c'è una sfida di massimale di panca piana contro uno con la maglia. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. A fianco a Danny c'è un accademico di AIF che è Nicola Marini, quindi uno che fa l'allenatore ed è anche osteopata, ex atleta del powerlifting, non gareggia più. Solitamente quelli che non eccellono nell'agonismo si buttano poi nell'allenamento, ma visto che c'ho la squadra mi faccio anche dare un piccolo occhio. E ora vediamo l'occhio degli accademici. 100 kg, troppo veloce come sempre in discesa, l'ultimo pezzo non lo frena abbastanza ed è il solito difetto che abbiamo visto anche in passato, però almeno qui non rimbalza, dato il carico leggero. I pesi irrisori, non c'è niente da dire. Ok. Beh, qualcosa da dire c'è, però vediamo a carichi alti. Molla gli ultimi centimetri. Bravo, bravo, Gnomo ha ragione, ascoltalo Gnomo, Danny. Cosa vuol dire che mollo? Molli. Gli ultimi centimetri dovresti... Esattamente. Strano che il docente non se ne sia accorto. Scende un po' troppo veloce. Il problema è di farlo già a carichi bassi. Uno potrebbe dire, vabbè, il carico è leggero. E no, ma lui non lo fa perché il carico è leggero, lo fa perché è abituato a farlo così. Quindi è un vizio che già si vede a carichi intorno ai 100 kg. Non potrà altro che peggiorare quando arriverà intorno al massimale. Quindi diciamo che Nicola Marini è un po' troppo generoso con le critiche. Bella. Adesso mi sei piaciuto. Scendi un po' più carico. Ha fatto lo sgrandezzone e già tremavi con i 140 per le 3 reps. Vabbè, Danny, penserà a metà di te. Niente pizza all'uva. Aveva anche la mascherina. Sfido voi a respirare con quella roba. Adesso metterà un arnese che avete visto spesso nei miei video, che serve a accumulare dell'energia a livello tessile e poi la rispedisce al mittente. Solo che non è una cosa semplice. La maglia vi ammazza, vi stringe. È una vera e propria tortura. Perché usano la board con la maglia? Ovviamente, essendo carichi ancora leggeri, per toccare il petto, lui deve usare un attrezzo che gli permetta di aprire un po' la maglia. Se lui provasse a toccare adesso con quel carico, finirebbe o impiccato, oppure se lo butterebbe sulla pancia pur di arrivare a toccare. Qui ha cercato un po' di sollevare il pettorale per dare quella spintarella. Io lo chiamo il leg drive attivo, cioè lui non sta in tensione continua con le gambe, dà giusto il colpetto di culo quando serve partire. Ti inseguo, senza maglia ti inseguo. Beh, con la maglia Danny dovrebbe fare, calcolando 185 row, più o meno 2,40-2,50, non credo che riesca a farli. Vediamo ora 170 kg di Danny.
era un po' mollato. Sì, facile, ma un po' rilassato il bilanciere sul petto. Direi 10-15 kg. Inseguo. Facciamo un discorso su questa cosa dell'arco. Dopo ve lo faccio un discorsetto. Gente che dice: fare l'arco non serve a niente, accorci il rom, a me non interessa, uso il rimbalzo. No. Detto quello che voi definireste un bodybuilder, possiamo anche dire che Danny non è nessuno? Vabbè, continuiamo con questa storia che l'arco lo fanno solo i PL. Vediamo Danny che fa 180. Aria. Aria in contro. Via, vai. Non male, non male. Ha alzato anche meglio il petto. 180, vali. Quindi non come fa Schiraggi che se lo butta sul rack senza neanche serrare le braccia. E Schiraggi fa culturismo come Danny, no? C'è margine per un 185? Allora, direi di sì. Ho fatto i 190 l'anno scorso con loro. Purtroppo dopo l'incidente automobilistico mi sono fermato 3 mesi per lo strappo all'obliquo e non ho più allenato niente. Ok, forza. Aria bene, si va. Tanto. Via, vai. Due dita, vai. Ti sto aiutando, vai. Secondo me l'ha aiutato. Sul serio? Io ho avvicinato le mani su un argomento in cui. Forza, tutto non ti ha aiutato. Non ti ha aiutato, giuro. Il punto è che se anche l'ha toccato un pochino per fargli passare quella fase critica che è lo sticking point, doveva semplicemente non toccarlo. Male che va, sarebbe cascato sulle sbarre se c'erano. Facciamo quel discorso che abbiamo detto per quanto riguarda il rom, perché c'è molta confusione, sì, specialmente in Italia. E ogni qualvolta mi si vede fare una panca, perché voi sapete, la faccio sempre come deve essere fatta. Baby style. Con il suo arco naturale, con i giusti punti e i giusti criteri. Ma non è baby style. Attaccata perché c'è ancora questa ignoranza da parte di molti trainer, perché in molte scuole di formazione, non nella mia ovviamente, viene ancora insegnata con il bodybuilding la fase diversa così, per far lavorare al petto, perché molti credono che incastrandosi bene, fare la giusta manovra con il rom corto, il petto non lavora. Una panca eseguita in modo corretto, come quella che abbiamo eseguito oggi, attiva in modo decisamente migliore il pettorale. Assolutamente sì. Quindi possiamo asserire con una certa sicumera che è una grandissima stronzata quella che più arco fai, meno lavora il petto. Hai detto tutto te. Cioè, un culturista come Danny ha detto che l'arco sulla panca si fa? Ma come? È la panca BB Style! L'arco fa male! È il pettorale che non lavora! Un bodybuilder ha detto che l'arco sulla panca è finita finalmente, non dovrò più dirlo. Come avete visto, l'ultima affermazione detta da Danny direi che riassuma in toto quello che io penso di lui. Già anni fa avevo fatto un post su Facebook dicendo che questo personaggio mi aveva colpito rispetto a tanti, perché la tendenza dei fitness youtuber è quella di vendere fumo e di dire un sacco di cazzate. Però Danny tra questi si vede che ovviamente ha avuto la Cherry o comunque un'influenza dal powerlifting, ha capito benissimo, come lo stanno capendo tanti culturisti natural, che se si prende le nozioni del powerlifting e le si portano nel bodybuilding si può raggiungere un risultato stratosferico e universale. Farei la stessa cosa anche se domani facessi culturismo. Varierei qualcosa a livello di esecuzione, ma la forma, la base del setup rimane quello. Almeno fino a quando non sbarcheranno gli alieni sulla Terra e allora si potrà parlare di biomeccanica diversa. Ma fino a quel momento la panca, lo squat, lo stacco, qualunque cosa sia, si fa in quel modo. Quindi diffidate dalle imitazioni e dai buffoni che ci sono nel web. Mascherati e non. Quindi mi ha fatto molto piacere vedere questo video di Dan in cui afferma questa cosa, e detta da un gigante del settore, penso che ormai chiuda definitivamente la questione arco una volta per tutte, anche perché siamo nel 2021 e ancora devo leggere gente che sotto i miei video mi dice ma prova a farlo senza arco, quanto fai, stai barando, è cheating, non hai il petto. Io non so se questa gente viva su Marte oppure abbia bisogno di cambiarsi gli occhiali. Comunque c'è una tale cattiveria in giro che io, che ho 10.000 iscritti, figurati Danny che ne ha 400.000 o 600.000. spero che vi sia piaciuta questa recensione. Quello che avete visto nel video ovviamente è attrezzatura alla Certosus, mentre io sponsorizzo Power Gear, che è un po' la loro concorrente rivale attualmente. E la differenza tra i due è che la Certosus compra prodotti di importazione, quindi non è un made in Italy al 100%, mentre Power Gear sì. Per cui vi rinnovo l'invito, se volete farvi un gym, di prendere da loro e di usare il mio codice sconto DOOM64. Un saluto e alla prossima! Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone, a me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Può fare la trazione in ogni modo, può anche farla come nel crossfit, oscillando, che va benissimo. Però non è funzionale al carico 1 RM.
Dopo aver visto questo video, scommetto che vuoi farti allenare da me. Beh, basta scrivermi in privato, contatti in descrizione. E poi ti chiederai, ma cosa userò come integrazione? La NutriMuscle.it, una vasta gamma di prodotti di integrazione. Usando il mio codice sconto NM_Scodum64 avrai un 10% su un ordine minimo di 50 euro. Ma ti manca ancora qualcosa? L'attrezzatura per allenarti? Ovviamente PowerGear.it, azienda leader del settore, che costruisce bilancieri, rack, panche regolamentari e una bellissima pedana da stacco. Tutto sempre con il codice sconto TUM64, senza l'iniziale prima, con uno sconto del 6%, unico in Italia, ragazzi. Quindi, che state aspettando? Cliccate sul sito